Benvenuti a questa nuova puntata di Anima Selvaggia. Recentemente, negli ultimi decenni, grazie al progresso tecnologico e alle scoperte scientifiche, è stato possibile incrementare la nostra sensibilità nei confronti del nostro pianeta, la Terra, appunto. Abbiamo avuto la fortuna di poter vedere, decenni addietro, le prime immagini del nostro pianeta dallo spazio, e ciò ci ha permesso di accrescere un sentimento di protezione nei confronti di quella che a tutti gli effetti è la nostra unica e meravigliosa casa. Casa che condividiamo con tantissimi esseri viventi, sia animali che vegetali. Ma grazie a queste scoperte è stato anche possibile approfondire i meccanismi e le dinamiche che stanno dietro il clima e dietro la dinamica delle popolazioni che vivono appunto sul nostro pianeta. Nella mia opera Geobioevoluzione parlo appunto dei fattori ecologici, geologici e biologici che, a seguito di cambiamenti artificiali e soprattutto naturali, portano la Terra a un nuovo equilibrio, un nuovo adattamento, oppure meccanismi che consentono agli vari ecosistemi di mantenere l'equilibrio stabilito. Molti di voi in questi giorni avranno sentito parlare dei cambiamenti climatici, ma cosa sono esattamente? Ebbene, dobbiamo fare due distinguo. Il primo, il meteo è lo studio delle condizioni atmosferiche in un breve lasso di tempo e in uno spazio molto ristretto. Viceversa, il clima è lo studio delle condizioni atmosferiche in un lasso di tempo molto lungo, andiamo indietro anche di secoli e millenni, e coinvolge aree molto vaste, addirittura a livello globale. Grazie alle analisi satellitari è stato possibile iniziare a comprendere quei meccanismi alquanto complessi che regolano appunto il clima. Basti pensare come l'accoppiamento oceano-atmosfera sia importante nelle dinamiche delle correnti, sia a getto che quelle che poi distribuiscono il calore lungo la Terra. Pensiamo alla corrente del Golfo, oppure a El Niño o la Niña. I cambiamenti climatici ci sono sempre stati, così come le ere glaciali. Va a cicli. Ad esempio, è normale che se nelle nostre latitudini arriva un'ondata di freddo, nelle latitudini più alte ci sarà il caldo, e viceversa. Spesso, inoltre, è l'attività solare che comanda il clima. Abbiamo dei cicli undecennali di massimo e minimo solare dovuto alle macchie solari presenti sul Sole, ma anche le eruzioni vulcaniche possono modificare e alterare il clima. Lo abbiamo visto anche negli anni 90 con una spettacolare eruzione. Infatti, raggi cosmici e quindi cause esterne, oppure le nubi delle ceneri vulcaniche, possono appunto influire sulla formazione dei complessi nuvolosi e quindi aumentare la rifrazione del sole. Di conseguenza ciò avrà delle ricadute sulla temperatura e quindi sugli eventi del globo, eventi atmosferici. In questi sempre ultimi periodi abbiamo sentito anche alcuni argomenti che ci hanno toccato nel profondo. Le barriere coralline. Si sente parlare spesso di bleaching, cioè imbiancamento delle barriere coralline, ma di cosa si tratta? Si tratta della perdita dei pigmenti fotosintetici e dei microrganismi che fanno fotosintesi nei coralli, cioè gli zooxantellati. Questo è dovuto a correnti marine, differenze di temperature elevate e inquinanti. Però ricordiamo anche che esiste la resistenza e la resilienza. La resistenza, cioè, è la capacità che ha un ecosistema di resistere a uno stress e quindi di non modificarsi. La resilienza invece è la capacità sempre di un ecosistema di piegarsi allo stress, agli stimoli del disturbo ambientale, ma poi ritornare all'equilibrio precedente. Per quanto riguarda quindi i coralli, noi sappiamo che questi possono muoversi e quindi possono colonizzare anche mari con una temperatura più ottimale rispetto a quella odierna. Così come le volpi volanti, che sono dei pipistrelli molto grossi presenti in Australia, ondate di calore possono causare
morte di questi animali, ma la presenza di microhabitat e quindi preservare alberi è molto utile perché l'ombra favorisce la mitigazione della temperatura. Orsi polari, come già sapete, io mi occupo di questa specie. Gli orsi polari, pensate che i ritrovamenti paleontologici dei fossili fanno risalire questa specie a circa 4-5 milioni di anni fa. Ebbene, in questo periodo ci sono stati diverse decine di cicli geologici, cioè ere glaciali e interglaciali. Quindi dobbiamo sempre prendere con le pinze quello che sentiamo in TV o in altre parti e approfondire con esperti nel settore o noi stessi possiamo andare a cercare le informazioni corrette per poi farci un senso critico, perché attualmente il nostro pianeta sta bene, gode di buona salute, ma è l'inquinamento il fattore più importante e più deleterio che andrà affrontato. Grazie per aver seguito questa puntata di Anima Selvaggia e noi ci vediamo alla prossima!